La uso come chip, come GIMP, come volete chiamarlo, lavoro a casa e anche per il Lung. GIMP è un programma per la manipolazione delle immagini. È software libero, gira su più piattaforme. Praticamente è molto facile da usare. All'inizio per usare i programmi, magari i numeri, eccetera, può avere difficoltà perché l'utilizzo dei pulsi è un po' diverso, però poi con più approccio si riesce a fare dei lavoretti e cose semplici come faccio io per le mie foto personali o per creare qualche volantino o qualcosa di simile. Innanzitutto, oggi è Linux Day, volevo ricordarvi se avete bisogno di informazioni, questi sono i link ai riferimenti Linux, un'organizzazione mondiale, Linux.it, l'associazione d'Italia, e su Wikipedia trovate la definizione montata per quanto riguarda anche un accenno al software libero, un po' spedito perché il tempo è breve e passiamo su. Il software libero è appunto come vi è stato detto precedentemente, non è una questione di libertà, non è una questione di prezzo, la libertà di poter fare, di poter avere queste quattro se volete avere questo file, queste informazioni che trovate comunque in rete su Wikipedia, potete trovare questo si fermo un po' su questo, visto che ne avete parlato anche prima, dove potete recuperare GIMP, il sito dell'associazione. Altre informazioni possiamo trovare qui, possiamo trovare anche le riviste del sito italiano, ci sono persone che vi possono aiutare se avete problemi, non riuscite a fare qualcosa o volete migliorare. Ci sono tanti link anche a Torx, tutorial e quant'altro per magari fare delle prove e vedere prima dove potete spingervi. Essendo software libero rispetto a altre licenze, in questo caso ha cambiato la sua licenza in GPL, è una nuova licenza GPL. Informazioni anche qua vi mando direttamente al link, poi verso il file o altro che posso dare. Qui viene spiegato molto bene questo concetto di licenza del software libero, che è un concetto molto importante. Prendere anche un'unica foto nella rete, come potete utilizzarla, se potete utilizzarla, come potete condividerla, modificarla e quant'altro. Sempre in riferimento anche a quelle quattro libertà che potete avere con il software libero o le immagini che sono messe a disposizione di chi le crea, che crea magari delle immagini digitali, potete usarle se vi viene concesso appunto la libertà di utilizzare a vostro piacimento. Come si installa? Per installarlo, se andate nel sito di GIMP trovate tutte le indicazioni. Chi usa sistemi Linux sulla base Debian, Debian è una distribuzione di Linux, da riga di comando oppure da scambio, si usa, questi sono i comandi da digitare quando si vuole installare il programma. Chi usa Ubuntu, stessa cosa, Debian, un'altra cosa è Ubuntu Software Center, potete trovare il
pacchetto da installare e anche i vari tools, poi vi spiegherò a cosa servono per aumentare le proprietà di GIMP, per aumentare le possibilità di manipolazione dell'immagine. Questi tools, la struttura di GIMP adesso è stata un po' modificata, cioè è stata migliorata ultimamente con la versione 2.2 che aveva parecchi problemi, però la configurazione adesso la avviamo, è già avviato, si vedrebbe. Precedentemente era separato in tre finestre, finestra e dei tools, praticamente selezioni dei pennelli, pannelli, manipolazione del tool che state utilizzando. Se io cambio il tool, cambia anche la possibilità di fare utilizzando vari tools che è in questo momento, e le varie finestre agganciabili, che sarebbero queste, in cui poi dovrete utilizzare principalmente i vari livelli a modificare, e poi anche il tool dei pennelli, che è questo qua sotto. No, diceva, allora avete visto la finestra immagine che era quella al centro, la finestra principale, la finestra dei pannelli agganciabili che era quella sulla destra, e la finestra della modalità, la modalità di avere una finestra singola, non più separata come era un tempo, non so se qualcuno di voi aveva già visto il GIMP, adesso è tutta una finestra unica, molto semplicemente si va sul menu a tendina finestra e poi si spunta la selezione su finestra per creare un file, semplicemente meglio farlo direttamente. Allora il file, crea file, abbiamo varie possibilità. Se noi andiamo in rete, troviamo un'immagine che ci piace, destra del mouse, facciamo copia, posso andare direttamente qua, faccio crea degli appunti, e nei miei appunti ho quelle immagini che ho salvato dalla rete precedentemente. Poi andiamo alla pagina web, invece possiamo prendere una qua, vediamo l'immagine del sito di GIMP, oppure vediamo l'indirizzo internet che mi interessa, volete modificare l'immagine del sito particolare, fate qualcosa, adesso vediamo la rete come va con ovviamente io non sono ancora logato, per cui questa è l'immagine che abbiamo e adesso questa qua è l'immagine, possiamo modificarla come vogliamo. Altra metodologia da schermata, qui possiamo scegliere noi l'immagine di uno schermo che abbiamo, di una immagine che abbiamo sullo schermo, o a finestra, o la finestra attiva, o un rettangolo che vediamo noi. Vediamo, oppure immagine lo schermo, selezione rettangolare, quella più interessante, diciamo così, perché io ho creato la mia immagine. Queste diciamo sono le più dirette. Chi ha bisogno, ad esempio, creare dei particolari per il proprio sito internet e vuole crearsi un pulsante, trova qui varie possibilità
per creare appunto, se ho bisogno di dire il pulsante per essere su internet, si punto e arrivo, c'è il colore, il cambio specifico, l'emissione del font, quello che voglio scriverlo, voglio scrivere. Cosa semplice, ecco il pulsante, potrebbe esserci scritto avanti, indietro, da un lato il pulsante molto velocemente, senza star lì a fare il discorso. Altre caratteristiche, visto che è una novità della distribuzione di GIMP, questa possibilità di avere più file aperti e passare da un file all'altro molto velocemente. Andiamo avanti sempre qua, vado via un po' spedito perché questa poi secondo me bisogna provarla adesso, perché è talmente aumentata la possibilità di sviluppare questo tipo di fare immagini, di crearne, di modificarne questo software, che è diventato molto corposo e anche difficile da spiegare magari in un'oretta o mezz'oretta, insomma, un po' difficile. Per cui questa per crearli qua ce ne sono altri motivi, detto trovare anche qua stessa cosa, di creare dei motivi su cui farne gli spunti o qualcos'altro. Andiamo avanti e mi fermerei qua. Se avete delle immagini che volete utilizzare, allora facciamo sempre faccio file, apri e andiamo nella cartella in cui ci sono le nostre immagini che ci sono, che ci servono. Apro la mia immagine e la modifico. Io ve lo in un altro modo. Ecco, se io ho già un'immagine aperta, voglio inserirne un'altra nello stesso file, lo apro come livello. Il concetto del livello su GIMP è come un insieme di fogli lucidi uno sopra l'altro, i fogli sui miei livelli, e io li sposto, li modifico e le, in base alle mie necessità. In cui in questo caso, se io voglio aggiungere un'altra immagine, non la andrò a mettere in un livello, ti dirò inseriscila come livello. Allora apro come livello, vado a inserire la mia immagine e a destra mi troverò dei livelli, la mia immagine sopra questo. Ovviamente non si vede perché hanno delle definizioni diverse, delle risoluzioni diverse. Se io sposto il mio livello in basso, vedrò un po'. Se voglio creare una nuova, qua che possiamo, voglio creare un'immagine nuova in cui io andrò a lavorare e creare il mio file. Possiamo trovare dei modelli o delle diverse risoluzioni e dimensioni. Queste sono le dimensioni, possiamo sceglierle se visualizzare su pixel, fogli, centimetri e quant'altro in base a quello che dobbiamo fare. Qui possiamo modificare la risoluzione dell'immagine. Maggiore sarà la risoluzione, maggiore sarà il peso che ha il file, maggiori saranno i dettagli e sulle stesse dimensioni. Possiamo acquisire il file da scanner, ogni tanto un'altra novità, vediamo un po'.
società di... perché non fate più salva e salvate il vostro lavoro in un formato diverso da quello originale di GIP, dove dovete esportarlo. Allora, esportandolo, dovete dare passo di diversi formati. Questo programma mi può esportare un'immagine, posso creata in JPEG, in GIMP, in varie estensioni. E questo è molto utile. Altrimenti la salvate, se la salvate anche col nome, la salvate in XCF, che è l'estensione nativa di GIMP. Qui mi restano i livelli, mentre la differenza quando fai il JPEG sono tutto bruttato a un fondo che uscire il file e chiudi, poi uscirà il file, oppure in questo caso che ne abbiamo aperto viene salvato. Quando vogliamo modificare, vogliamo colorare un'immagine, questi sono i vari tools di un pennello, abbiamo le varie caratteristiche del pennello che stiamo utilizzando adesso, la tipologia di pennello, che potete vederlo anche qua. Se io voglio cambiare pennello, vado nella mia banca dati di pennelli, posso crearne, posso trovare in rete, posso modificare, sempre salvarli, così ecco che avrò un pennello diverso. Potrò fare questa cosa, faccio la possibilità della modalità del pennello, essendo normale, possiamo creare la sua modalità, editare, questo è il nero. L'unica cosa non puoi fare un cambiando le caratteristiche, l'effetto del pannello e del pennello. L'opacità, possiamo selezionare la differenza che ci dà
il colore principale è quello di sfondo, e ovviamente magari il colore di sfondo è nel caso io cancellassi il mio lavoro, è bianco, e se cambio il colore di sfondo, cancellando io vedo i colori di sfondo che mi sono lavora sui colori, lavora in RG, rosso, verde e blu, principalmente questi sono i colori che vanno bene con il spazio di diciamo per il monitor, i colori che vedo a monitor poi corrisponderanno al lavoro che fate e lo trasformerete magari nel prossimo. Voglio lavorare sui colori che poi dovrò andare su stampa, stampa tipologia di creare pennelli, creare colori, CM, K, giallo, magenta, giallo e K stampa per me. E qua quindi con la mia tipologia di colore. Vedete, l'attenzione HTML può essere utile per definire il colore in un linguaggio HTML con colori scritti nella nostra pagina web, senza impazzire, voler salvare. Salvare, creare il colore costruito in questo momento. Lo aggiungiamo qua. E poi ho il mio codice, qui io posso salvare, lo sto cliccando la tavolozza, lo trovo qui, lo seleziono, però mi serve questo, lo posso inserire nel mio linguaggio HTML, che definisce la mia codice. Queste HSM sono la banda di colore. Si sceglie la banda, il verde, si passa verso il rosso, blu, violetta. L'S sta per la saturazione, che deve essere dato ovviamente se più colore o meno colore. E il V sta sul chiaro, sul nero, sul luce, più luce, più colore. Come spostarsi da qua a questo può essere molto utile a parte che voi lavorate con diversi colori, vi piace, avete delle differenze, vi salvate la vostra libreria e la tenete in questa parte del video. Penso che sia importante sul rispetto che facendo il software libero, cercare di utilizzare chi ha la possibilità di dover fare lavori, magari rischia di avere il software che si blocca con un determinato bug o qualcosa, e dare un po' di tempo di poter utilizzare gli ultimi software sviluppati, magari uno che viene sviluppo, proprio perché magari vi accorgete di alcuni bug e li condividete con gli sviluppatori, guardate che qua c'è un problema e loro in poco tempo riescono anche a risolvere i problemi direttamente senza dover aspettare magari che sia un'azienda che vende software e che si metta lì e dopo magari 3 o 4 mesi vi dia la risoluzione del problema del software che magari vi ha venduto. Ed è un modo per anche aiutare chi sviluppa software libero, uno dei modi più semplici. RGB, da colori che abbiamo visto, sfumature, vedi per il monitor, c'è almeno sfumature, va bene c'è la stampa,
una leggera separazione abbiamo lo stampino. Aggiungo i colori e abbiamo visto che quello è il portavoce, vabbè, mi ero dimenticato, molto importante, perché quello, se vi interessa un colore che avete nel vostro desktop o nel sito internet che avete visto, così andate con il portavoce o selettore di colore e volete un po' chiaro, seppia, selezionate, avete il colore nel primo piano, potete utilizzare perché è interessante il colore. Questa è la nuova distribuzione, ci sono state molte correzioni sui problemi che c'erano, gli avevo provato anche la distribuzione prima, effettivamente c'è un miglioramento, c'è ancora da migliorare perché mi sono rimasto per alcune cose che mi hanno messo un po' in difficoltà, però diciamo che è già migliorato da poco tempo a questa parte, che è utilizzato da versione 2.8. La sfumatura della pagina, il colore sfumato di una pagina, poco colore sinistro e tanto colore. Quali sono i gradienti che possiamo creare? Se noi abbiamo, che so, abbiamo creato un file, facciamo da modello, e ha messo questo colore qua che è il colore mio di sfondo, devo dire che prova parte la copertina nelle opzioni avanzate posso scegliere il colore di sfondo, mettere bianco, mettere una trasparenza o il colore di primo piano. E lui praticamente di default non è di colore di sfondo, però potete scegliere su come partire a lavorare. Un'altra cosa interessante, informazioni che poi restano nel file che vi create, okay. Il gradiente, se io devo fare uno sfondo sfumato, chiamo dei vari tools, in questo caso, se noi, ecco, è una cosa molto utile, leggete sempre quando vi posizionate sopra un'icona o una zona, perché vi dà sempre delle indicazioni che possono tornare utili e molto utili. In questo caso il gradiente va a grado del colore. Se voglio un gradiente sfumato, come potete leggere qua, dice KPP a trasparente, e vuol dire colori in primo piano. Allora seleziono il colore in primo piano, lo cambio perché non mi piace tanto. E da qua posso cambio anche il pennello. Ecco che ho riportato il mio colore, seleziono il pennello, il gradiente è questo, metto sfumatura, riempie l'area, selezionato il gradiente di colore L, di colore L sarebbe il colore. Se io sono sul pennello, premo L nella tastiera, sul tool che mi interessa, faccio la linea trasparente, posso lasciare, posso cominciare la trasparenza verso la fine in base a dove mi posizionerò io. Ho un particolare, facciamo un po' la
Oculus che alla fine io sono del concetto che per quanto riguarda l'utilizzo di software per l'utilizzo di immagini, se uno vuole creare delle belle cose o ha delle basi di grafica allora fa delle cose belle, oppure cerca poi di adattarsi. Ho visto anche degli amici che sono pittori eccetera, quando gli ho spiegato un po' di utensili da usare, riuscivano a fare cose che non riesco a fare. Lì c'è una base proprio di cultura, magari anche di capacità o di predisposizione a fare, a usare. Importante che riguarda imparare su niente, sono le selezioni, se volete imparare velocemente poi usarlo al meglio, sono le selezioni e le maschere di livello. Le selezioni, ovviamente potete vedere qua, per fare selezioni a triangolo, se lo seleziono e incoglio la mia selezione, posso spostarla con l'olio. Questa c'è sulla destra una selezione fluttuante, perché ancora è elaborabile, perché lì voi potete ancora modificarla se volete. Se avete bisogno di ancorarla, cioè di metterla fissa, create un nuovo layer a due livelli, vuol dire ancora al nuovo layer, cioè quel pezzo lì lo metto su un layer nuovo, su un foglio, si dice trasparente nuovo superiore, oppure se io gli dico ancora semplicemente mi attacca quella selezione all'unico foglio che avevo aperto, chiamalo su uno nuovo, ecco, vedete che sono cose abbastanza semplici che potete fare anche voi semplicemente. Selezione poi anche ellittica, vado via spedito, perché anche stessa cosa, potete cambiare la forma, lo strumento, mantenete le proporzioni della vostra selezione. Avete questa selezione, si chiama selezione libera, mano libera, in cui voi tramite il un'altra selezione, proviamo a fare un'altra selezione che spesso può tornare utile, confusi. Allora io qua vedremo immagini, vediamo. Abbiamo immagini recenti, allora sinceramente non verrà molto bene, però se voi selezionate un colore, vedete che seleziona quel colore, cioè tutto quel colore, quella zona in cui c'è quel tipo di colore, dando la soglia di accettazione del colore, da aumentare o diminuire quanto serve un colore prendere, se è un meno. Vedete che la smorgo dalla zona del cielo che dà un po' sul bianco alla zona delle montagne, perché non c'è una netta differenziazione, le montagne della parte alta sono un po' tendono un po' al bianco, di conseguenza una soglia ampia verrà catturata, per fare le cose lì non c'è bisogno di fare delle prove, ecco, vedete qua è venuta abbastanza bene. Per selezionare i parti, seleziono nella modalità, selezione normale, aggiungo selezione alla mia selezione, tolgo selezione alla mia selezione, oppure prendo solo la selezione che incrocia la selezione già presente. Se io faccio due rettangoli, ne faccio un altro, però due rettangoli verrà preso solo quello che è intersecato dai due. Allora qui ho messo somma alla selezione presente, ecco che mi ha sommato quel colore in base alla soglia, mi ha preso un
posso mettere il giro puoi mettere il giro azzurro, non è il modo più corretto per farlo, però può essere un metodo su base anche all'immagine che si ha, quello che si vuole fare, diciamo che abbiamo questa più stretta. Altro strumento per colore, allora per colore selezioni, vedete? Allora la differenza tra i due tre fusi è la selezione per colore, perché la selezione per colore prende tutte quelle aree che hanno quel colore lì in base a questa soglia, anche se sono aree staccate, mentre prima io mi ero posizionato qua, ho preso la montagna, era tutto lì, abbasso la soglia, anche abbassando la soglia mi prende un ampio spettro, perché c'è tanto di quel colore lì, c'è tanto di bianco. La tipologia è che questa può essere una cosa, non è la soluzione migliore, però ecco che questa è la soluzione forbice, quella è la soluzione della selezione. La selezione diciamo che intelligente era un po' troppo, però e si adatta un po', vedete, se il punto qua crea, cerca di individuare una media tra i colori che ritiene più corretto. Posso prendere delle immagini stupanti, vedete qua, abbasso immagini, ecco che resta più vicino, se lo metto immagini ovviamente ne andrà un po'. Questa cosa qua è abbastanza importante perché per la selezione poi possiamo passare a utilizzare lo strumento tracciati, lo strumento tracciati lui crea delle zone di selezione, però potete modificare. Qua potete modificare in modo un po' più definito, potete fare delle curve, se volete fare si modifica in modo più preciso su alcuni popolari. Finito il tracciato potete salvarlo come selezione. Create un tracciato sul volto, sulla casa, su quello che interessa, potete salvarlo come selezione e poi lavorare sulla selezione che viene creata in tale tracciato. Allora il contagoce che abbiamo visto prima sui colori lo potete provare anche qua, se state lavorando, selezionate, vedete, il colore piano nel vostro selezionatore. Avete la possibilità di modificare il vostro colore di sfondo o modificare il colore di sfondo. Aggiunge
tavolozza, forse qua, forse ci sono delle tavole di colore già presenti, voi potete anche modificarle e crearle di nuovo e crearle nel nostro tavolozza. I vostri colori lo zoom semplicemente il default è per aumentare, per diminuire con il control che dal più e da meno io prendo il sinistro se avete bisogno di avere fare un lavoro su delle foto con delle misure vi interessa qualche spazio se dovete avvicinare magari due immagini possiamo prendere una misura abbiamo l'angolo, la distanza è pixel, l'angolo, l'aria. Sposta, possiamo spostare le mani. Utile se avete un'attività troppo grande vi interessa lavorare solo su una piccola parte potete usare questo strumento che è un strumento taglierina fate il vostro rettangolo se sbagliate lo aumentate lo diminuite io ecco che si lavoro su perdo i dati sul lavoro precedente lavoro solo su quello che mi interessa. Non è un hobby di cose, ma è proprio ridimensionare la vostra immagine. Se vuoi la foto in bianco e nero, se vuoi la foto in bianco e nero, la foto in bianco e nero ci sono delle procedure da fare, si può fare tipo in automatico, buoni o meno risultati, però vediamo un po' come tra i vari strumenti possiamo fare colori e saturazione non è più un bianco e nero ma è una scala di grigi quindi saturare vuol dire togliere il colore però qua siamo sulla scala di grigi si può portare dal nero al bianco sulle mature può essere molto utile a volte per se riusciamo a vedere cominciare anche le maschere possiamo farlo già ecco che abbiamo la nostra immagine bianco e nero così scala di grigi la nostra immagine che possiamo ruotarla possiamo diminuirle e aumentarle le dimensioni sia in funzione che anche deformandola possiamo cambiarle possiamo fare il virus che può specchiare un altro
è nuovo, che presenta delle nuove versioni. Questo strumento, tanto semplice, è la trasformazione a gabbia. Voi create una gabbia, ovviamente anche non regolare, cioè, si crea una gabbia e poi in base ai casi che avete dato potete modificarla. Ecco che se avete magari volete unire più immagini, vi manca quando fate magari più scatti, vi manca un po' di pressione sull'unione, che so, di due landscape, due immagini, una immagine. Ecco che così potete modificarlo. Intanto un'area utile, secondo me, sul testo potete scrivere nelle vostre immagini. Il testo, come vedete, prende il colore, lo copiamo, lo guardate, cambiate le dimensioni del testo e la tipologia del testo. In questo caso, sans, possiamo selezionare. Ecco qua i miei testi, bianco, abbiamo visualizzato il nome e il tipo di testo, viene visualizzato selezionando, abbiamo colore, abbiamo tinta, poi cambiamo altra possibilità sul testo è che possiamo trasformare il testo in livello immagine. Questo è utile se volete deformarlo, se farlo inclinarlo, portarlo in questo modo, al momento fai delle modifiche, non se non è una modifica di testo che fare normalmente sul software di testo. Esattamente, basta sempre guardare il livello, cancellare i livelli, ed è una cosa. Se io adesso esco dalla modalità testo, resta in modalità, resta il livello come testo. Se io voglio trasformare in immagine, posso dirgli, intanto è una cosa utile, lo duplico e lo abbandono le informazioni sul testo, perché mi rimane un'immagine selezionabile, però non più modificabile come testo, ma modificabile ad esempio come la vostra zona del colore selezionato. Se noi avessimo selezionato solo un'area del livello di base, dentro il livello secchiello sarebbe male così. Abbiamo il colore, se io vado, vedete che c'è un divieto bianco, mi indica già ancora che se lo fa lì non succede niente, già mi avverte, andare nella mia zona di selezione, io posso lavorare solo nelle zone selezionate. Se tolgo la selezione che non fa tutto, se ho una selezione dove la vedete che mi dice due colori, posso selezionarlo, lo posso rimuovere con il colore, questo è il mio piano.
posso prendere qualche piccolo di sfondo per un motivo. Sono questi, leggo qua, ci sono le caratteristiche per verificare il motivo che io ho scelto. Ok, le dati non è il motivo che abbiamo selezionato, che è diverso da quel gradiente che abbiamo visto. Altra caratteristica, eccolo qua il gradiente, l'abbiamo visto prima. La matita, differenza tra matita e pennello, la matita è un tratto più preciso, selezioniamo la matita, dimensione, comunque non vi farà, anche se voi selezionate la tipologia di matita sfumata, non vi farà le sfumature, vi farà un tratto. Andiamo su un livello. Selezione. Allora posso fare così, un'altra cosa interessante, anche se io ho un pennello è un tratto regolare, se io vado a prendere il pennello viene sfumato, posso prendere il pennello rigido e comunque come potete vedere c'è una differenza per questo. Vedete? Abbiamo la gomma, dimensione gomma, ovviamente vi dà il verde che è il verde di questo livello sulla destra del cielo. Se io cancello, vado stare attenti anche quando lavoriamo con i livelli dove stiamo mettendo le cose. Questo è il aerografo, anche qua potete modificare il vostro aerografo come vi piace, la certezza, la forma. Andiamo avanti, ecco uno strumento, vogliamo modificare che se abbiamo un difetto sulla nostra immagine, vogliamo eliminarlo, questo strumento è uno strumento clona, che clona una zona dove è selezionata sulla parte vicina o sulla parte selezioniamo la zona con il colpo, lo sposto il colpo, dopo che mi copre la zona che è selezionata, tutta l'altra parte. Se io dico premuto del sinistro mouse, mi copre sempre quella zona, il mouse non deve essere selezionata qua. Altra cosa invece, questo sui volti, utile per attenuare le diversità dei colori, se devo eliminare che so un difetto, qualcosa, se io utilizzo questo strumento, che è lo strumento
cerotto, seleziono sempre come il clone una zona, questa zona qua, se ne acquista, questa zona qua che mi fonde selezionata con quella cosa, poi se io un volto con una particolare da eliminare non andrà a clonarmi uguale identica la parte da me selezionata, ma andrà a mescolare i due colori e per farlo all'intorno di quella zona lì. Il colore degli occhi, allora ci sono vari metodi per risolvere questo problema. C'è anche un tool, uno strumento, un filtro che lo fa anche in automatico. Lo fa, miglioramento, non so se sia emozione a occhi rossi, dobbiamo selezionarlo, qua non abbiamo da migliorare, però anche prima prendete la soglia, modificate sempre la soglia di selezione e vedete che lui in automatico riuscirà ad eliminarsi con i difetti sulle foto. Ci sono dei metodi un po' più semplicini per farlo, in cui si va a selezionare proprio la russa e gli si dà un colore in maniera più precisa. Qua brucia, come spocca l'area, infatti andiamo sopra e lo cemento spocca la zona, questo è lo strumento, lo sfumino, lo sfumiamo, il colore e lo spalma sulla vostra immagine. L'altra cosa è brucia o scherma, che schiarisce il colore, schiarisce la zona. Diciamo che quando la dire poco questi strumenti per conto e poi solo su questo potete vedere là le modifiche che potete applicare. Lo sfoca a selezione. No, questo è come un pennello, devi usare un modo diverso di sfocatura. Se io faccio una selezione, devi andare su selezione e fai vediamo il colore. Vai su sfocatura. Perché qua anche solo la tipologia di sfocatura presenta delle diverse metodi di sfocatura. Lo fa qua la parassia di campo di campo. So se io prendo questa zona qua che potete vedere, selezionavo questa zona, sfoca, ecco che mi viene un effetto di sfocatura in basso e allora passiamo alle cose un po' diciamo interessanti. Ah, una cosa interessante che abbiamo sentito per collegarmi quando voi installate Keep, se lo trovate bello, cioè, semplicemente ad esempio da riga di comando su un partire sulla install GIMP, ve lo trovate un po' senza tanti applicativi. Potete vedere qua se vado, ne ho già qua abbondanza. Ho questi tool in aggiunta, anche nel film avrò qualcosa in più, questi li ho aggiunti io. Ma non è più una cosa interessante, ci metto qua, potete trovare una miriade di
trovo degli applicativi che mi possono essere molto utili come me, per chi come me non è un esperto, usare i tool già confezionati a volte è molto divertente e si risolvono anche, si fanno delle cose nuove, delle cose nuove senza far tanto fatica. Facciamo applica. Cos'è successo? Me l'ha fatto la selezione, andiamo a vedere per curiosità. Il fatto che sta qua, diciamo che se mi serve facciamo, vediamo, andiamo la selezione. Adesso riproviamo una cosa utile, quando aprite un'immagine create di subito una copia del livello, copiamo il livello, questo lo eliminiamo, creare un livello, basta spostarlo, messo di fronte a questo, sarà il cestino oppure destro mouse elimina livello e i livelli, il sistema gira su server. Ecco qua l'effetto di prima che avevo selezionato io, era questo, perché si vedeva in maniera un po' strana. Vedete, questa è l'anteprima, scelgo un altro, vediamo artistico cosa succede, fa la Polaroid. Questo adesso vi farò vedere meglio come installarlo, però come ricercarlo. Se volete una, diciamo, un'installazione completa di sistema in modo più semplice, appunto software set, chip. Io ce l'ho già installato, andate sempre a leggere tutte le informazioni perché mi possono dare le consulenze. Se io avessi fatto solo di solito di scuola installa, avrei avuto il pacchetto base, diciamo. E quando lo dire componente aggiunto, un po' tutti, anche perché è giusto provarci, capire dove magari crescono, dei problemi e condividere le esperienze proprio per migliorare sempre questo software che c'è sulle persone che dedicano tempo liberamente a creare dare una mano un po' così anche. Ed ecco qua che vedete, questi potete eventualmente installarli se trovate informazioni in rete, anche nel sito di GIP Italia trovate tutte le informazioni a riguardo e anche persone disposte ad aiutarvi, semplicemente basta iscriversi e mettersi un po' in comunicazione. Ecco che io spuntando qua sul set trovo tutti quegli applicativi che vi ho fatto vedere un po' sulla mia barra, sia sui filtri che quant'altro. Certo che sia solo per farvi, non se riusciamo a farlo, se mi ricordo anch'io, sono le maschere di livello. Pensiero che vorrei farlo un po'. Allora, vediamo tutto. Vediamo qua. La nostra immagine, noi apriamo, partiamo da zero, che così faccio fare, posso aprire i recenti, c'è anche un app di recenti, ecco mi trovo i file recenti aperti, posso aprire semplicemente, vado in cerca della mia immagine, vediamo un po', ecco qua, parto da questa immagine,
l'immagine viene da una foto fatta, cosa faccio? Non mi interessa questi colori qua, uso la taglierina, prendo solo la zona che mi interessa, non ci si risulta, posso dare un'occhiata sulla mia immagine, sulle dimensioni, pixel, allora. Importante all'inizio capire anche la differenza tra immagine, livello, perché a volte ci si confonde pensando di fare delle modifiche sul livello, andiamo a modificare l'immagine. Le caratteristiche dell'immagine sono sulle dimensioni, mettiamo i millimetri, vediamo questa dimensione qua e la risoluzione che abbiamo qua, 72 pixel per vediamo un po'. Prima cosa, duplichiamo il livello, sempre quando incominciate un'immagine duplicatela che non si sa mai. Duplichiamo il livello, andiamo a modificare, possiamo prendere F2, duplichiamo il nome, la mettiamo in maschera, io giù, abbiamo un altro modo per modificare il nome, tenete due volte piano basta qua mettiamo il cielo e allora e sotto cosa vogliamo fare? Vogliamo adesso anche abbastanza bene, vediamo un po', ma non è tanto scura, però vogliamo modificarlo un po', vogliamo dargli un po' di luce all'erba, il cielo, cambiare qualcosa e migliorarla. Possiamo andare sul colore, desaturiamo come abbiamo visto prima, mettiamo l'immagine in scala di grigio, cerchezza, vediamo in anteprima che mi dà già cosa no, no. Io sono ancora, io ho creato da tre livelli, l'ho copiata per tre volte su tre livelli diversi. Io sto cosa ho fatto? L'ho solo chiamato quei livelli in maniera diversa. L'immagine è la stessa, solo che uno l'ho chiamato Pippo, uno Mario e uno Arturo. Il fatto che io gli abbia detto maschera, cielo e montagna è perché dopo capirete come mai. Però è solo sono nomi fittizi, potevo anche non rinominarli. Sul livello maschera, giustissimo. Sul livello superiore, infatti possiamo vedere, allora devo ancora risaturare, scusate, ero sul livello maschera, come vedete è attivo perché è quello arancione. Abbiamo detto colori, andiamo a dire colori, desaturazione, ok, se noi togliamo il livello maschera, ecco che sotto abbiamo quelli normali. Allora, fatto questo, cosa ho bisogno? Ho bisogno di differenziare, io voglio fare delle modifiche o al cielo, alla montagna, all'erba, devo fare delle modifiche al cielo, devo differenziare la zona di cielo e la zona di montagna. In questo caso creo la soglia. La soglia mi diversifica il colore di cui fanno bianco o nero. Così vedo la soglia, cerco di trovare. Iniziare bene la mia zona, poi andrò a togliere il pennello, si mette lo scelgo bianco, andrò a togliere, cambio il mio colore di piano, scelgo il pennello, le sue dimensioni le aumento perché sennò ci metto una vita a cambiarle, tolgo questi perché non mi interessano. Cambio il colore, prendo il nero e tolgo
le parti di bianco che ci sono sulla montagna. Ok, adesso io per semplicità, per accelerare un attimino, faccio altri recenti. Ecco qua. Tolgo le parti bianche e adesso adesso prendo il mio selettore di colore che abbiamo visto praticamente prima, seleziono il colore che mi interessa per creare una selezione di colore, mi interessa selezionare il nero, selezionato il nero posso anche nascondere via il mio livello di maschera. Cosa succede? Come vedete, in quella zona di transizione ho bisogno di definire un po' meglio la mia selezione. Come posso fare? Vado sullo strumento, sul menu a terminare selezione, e vado a dirgli di allargare un po' la mia selezione. Ho fatto una selezione, vorrei che si allargasse, aumentasse di qualche pixel. Allora gli do 5 pixel, si sposterà, la mia selezione si sposterà di qualche pixel. Deciso. Ecco, come vedete, poi va ad aumentare questa selezione. Questa parte qua però andiamo proprio a spingere. Dopo cosa succede? Che per far in modo che piaceva la montagna, che ci sia un taglio ritto, andrò a sfumare anche la selezione, forse la selezione sfuma, andiamo a aumentare un po' di non si vede, però lui andrà a sfumare un po' la selezione, nel senso non farà un taglio netto, ma la mia selezione sarà sfumata. Togliamo la selezione, abbiamo la selezione attiva, vogliamo eliminarla. Allora adesso ci spostiamo su dove abbiamo chiamato cielo e aggiungiamo quella che vi dicevo prima, la maschera di livello. Aggiungi, ecco qua, destro mouse sul livello, aggiungi maschera di livello. Maschera di livello facciamo a selezione. Praticamente la maschera di livello cosa fa? Mi rende trasparenti quelle zone da me selezionate. Questo perché poi io andrò a lavorare su quelle zone che non ho reso trasparenti, invece di cancellare, perché se io cancello poi quei dati cancellati non potrò più elaborare, allora la rendo trasparente con la maschera di livello. Faccio selezione e Tutto metto
tutte le verdi montagne da trasparenza. Quella lì è la mia maschera di livello. Tolgo la selezione, allora niente, oppure come c'è scritto qua, vado a elaborare la mia immagine con i colori. Un altro strumento molto utile sono le curve, andrò a dare più lucentezza al cielo, magari voglio renderlo più scuro. Lui adesso sta lavorando sulla solo parte, sulla parte, esatto. Solo sulla parte, eccola lì, eccola. Potete vedere, se noi zoomiamo, vediamo, vedete che la mia selezione è sfumata. Allora modifico un po' in base al mio piacimento, insomma non può essere, si vedrà. È un giorno all'anno. Vado nel livello sottostante che mi comprende tutto, perché se io tolgo qua me lo seleziono tutto e vado ad aumentare sui colori, sulle curve, e vado a modificare i chiari della montagna. Il cielo, vedete, rimane costante. Questo è utile quando fate ad esempio dei fotomontaggi, certo. Volete modificare, se io ho un fotomontaggio con una persona in una zona di, più chiara, una foto magari al buio stilizzando, ecco che vi cambio la luce a livello solo sulla luce. Possiamo andare anche sui colori, abbiamo fatto questa montare un po' di colore di lucentezza, andiamo su, tonalità saturazione, aumentiamo la saturazione del colore, è molto, perché così vedete bene cosa può succedere. Mettiamo un po' la luminosità, non troppo, perché sennò la tonalità, quindi possiamo cambiare la tonalità del colore, la tonalità, diciamo, che è quella che abbiamo visto qui, quel range del colore sulla tavolozza, era quell'acqua che vedevamo sulla parte superiore. Mettiamo che va bene così. Dopo aver fatto queste modifiche si può notare che tra cielo e le montagne ci sia un po' di differenza, di contrasto, un po' di, qua si nota maggiormente, forse perché c'erano anche le nuvole in quella zona. Allora cosa vado a fare? Vado a selezionare la mia maschera che avevo fatto con precedenza, con il livello di selezione, della curva della mia selezione della maschera, lo faccio, modifico, vediamo se si nota, vedete vicino alla montagna, e cambia, ok, vedete che si muove questo alone, io posso diminuirlo. Ed ecco che io vado a lavorare proprio lì vicino, che sono quei punti che più mi interessano quando vado a fare lavori di questo tipo su la modifica del colore tra un paesaggio, tra il cielo e l'oggetto, o magari tra una persona e lo sfondo, quando
si uniscono sono quelli che poi noti maggiormente i punti in cui vedi ma è un fotomontaggio. Allora in questo modo riusciamo a fare delle sovrapposizioni di immagini un po' più rifinite. Mi ripeto su queste sono le cose più importanti, l'importanza del ma si vede, bisognerebbe andare a ritoccare sulla maschera di livello, appunto su quel range dei 15 che ci avevamo dato in precedenza. Se volete cominciare ad utilizzare questo software o lo utilizzate in maniera base, partite a consultare anche la rete, Gimp Italia va benissimo, vi danno un sacco di spunti. Allora, l'importanza appunto delle selezioni, una cosa fondamentale, le maschere di livello. Imparate le maschere di livello, potrete fare dei lavori, secondo me, molto buoni. Vediamo un po'. Ecco, una cosa importante anche su modifica preferenze, questa è una cosa che vi consiglio di fare, andare a guardare queste modifiche preferenze, qui potete impostare il programma a vostro piacimento, come potete vedere la capacità di annullamenti, la possibilità di memorizzare, vedete l'emissione della cache dei quadri, di tenere in memoria e il modo di aprire file più o meno grossi in partenza. Se io ad esempio aprissi un file maggiore di 250 MB, lui mi avverte e mi dice guarda stai attento, stai aprendo un file molto grosso. E gli dico va bene o meno, sì, ma devo essere distratto con l'altro. E l'interfaccia praticamente dà la possibilità, se voi cercate in rete, di modificare questa configurazione di GMP, colori, forme, se vedete potete consultare in rete, vedrete che ci sono tante personalizzazioni dell'interfaccia grafica di GMP, per cui potete anche, non vi piace questo grigio eccetera, lo cambiate. Era il tema. Il tema della le impostazioni dello strumento, potete, quando avete creato degli strumenti, ve li salvate come volete, i pennelli, le curve e quant'altro, anche qua potete crearne di nuovi, modificarli. Immagine predefinita di partenza, quando aprite un file, se io faccio sempre un copiatore CD, mi metterò quella come predefinita quando faccio apri nuova, oppure faccio sempre stampe su A4, mi faccio apri A4 con quella risoluzione, me la prendo come le griglie, solo controllarle, le griglie servono per agganciare magari degli aiuti, si chiamano ancoraggi, proprio delle linee di ancoraggio in cui se dovete fare una impostazione sul testo, su delle immagini, mettete bene in linea i testi sulla stessa linea, li ancoraggi. Finestra immagine, qua ci sono varie possibilità, di cosa potete vedere sulla finestra immagine, quella che è questa qua, questa centrale, titolo, va bene, la visualizzazione, scatti medi, quando aprite un nuovo livello trasparente, modificate quello sfondo che vedete a quadrato, potete farlo come volete.
la gestione del colore è che è modificabile se andate a lavorare su RGB, CMYK in base alle vostre necessità. Il dispositivo di ingresso, se avete fotocamere che usate spesso la gialla, impostate appena inserite su, ve le riconosce e siete al posto. Eccoli qua i controlli. Ecco, questa è una cosa importante. Quando vi siete, quando avete modificato i vostri pennelli, avete creato, vedete qua, i vostri goal, che utili, quelli della qua i livelli, vi date una forma a voi più congeniale. Questa finestra, la gestione di finestre, lui mi dice di default che salva la posizione delle finestre all'uscita. Quando chiudo mi salva le finestre come le ho lasciate. Quindi quando lo apro la prossima volta, se io cambio qualcosa finché sto lavorando, mi può essere scomodo perché magari sono abituato a lavorare in una certa maniera. Allora tolgo la spunta e faccio salva la posizione delle finestre. Ecco che me la salva così come l'ho modellata io e mi resta di default. Altra cosa interessante, le cartelle. Qui troviamo i pennelli, cioè il percorso. Il percorso su dove trovate i pennelli personali. Se io ad esempio questo mio computer c'è solo il mio profilo. Se ho più profili, ogni profilo può crearsi i suoi pennelli, tenersi per sé su questa cartella oppure condividerli sulla cartella generale di user share. La stessa cosa vale per le dinamiche, per i motivi, se mi creo dei motivi, li salvo, me li metto, me trovo in rete, li salvo, me li metto dentro lì, basta, di solito sono zippati, zippati, copiati, metterli dentro lì, se li avete belli, come vi dicevo io, eccolo qua. Eccolo qua, questi gradienti, li trovate magari in rete dei gradienti già fatti, vi piace farli, li trovate lì e li troverete salvati qua. Stessa cosa, le tavolozze, i gradienti, li troverò i gradienti, i caratteri, potete andare in rete, trovate i caratteri, potete metterli dentro lì, trovate i nuovi e via. Plugin, come vi dicevo, i plugin, allora sono quelli che vi dicevo prima, se ce ne sono di nuovi che non sono stati installati, ad esempio dal Microsoft presente, se trovate di nuovi potete provarli, la scarica, copia, incolla, mette lì, e ce li avete belli li potete provare. Altre cose, i temi, sono i temi che abbiamo visto precedentemente. Questa è una cosa che vi consiglio di andare a controllare, perché potrebbe essere continua semplice di usarla anche per la vediamo, ecco come vi dicevo prima, il discorso pennelli, se voi lo installate, eccolo qua, vedete, pennelli. Voi di default ne avrete qualcuno, io qua ne ho 150, per cui è una marca che sono scaricati dalla rete. Dirvi di più, anche se vi mostro come fare non vi resta niente, l'unico è provare, capire più che altro queste sono le possibilità, secondo me cercare quelle facilitazioni che sono quelle di trovare le cose in rete che le persone mettono in condizione, come per me questi script che vi facilitano sugli effetti per creare qualcosa di diverso e lo portate a vostro vantaggio. Guardate, dire seguire, leggere il sito di CIP Italia, chiedere e partecipare al programma, insomma, allo sviluppo del programma, anche solo è molto importante segnalando qua non funziona. È molto importante. Grazie.